Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Il racconto della creazione, di cui abbiamo ascoltato un frammento nella prima pagina, sprizza ottimismo da tutti i pori e si trasforma in un augurio. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. C'è chi ha letto in queste parole così cariche di ottimismo della creazione alle origini la radice addirittura dell'attuale crisi ecologica, perché questo invito a dominare, a soggiogare, qualcuno l'ha inteso come la legittimazione del devastare, cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma in realtà, se ascoltiamo con attenzione questo antico testo, ci rendiamo conto che l'accento è posto non sulla devastazione, ma semmai sulla fecondità, sulla moltiplicazione, sul riempire, tutti i termini che dicono di una creazione che va implementata, cioè che va accresciuta, che va affinata. È ben altro che la distruzione. Qui si parla in realtà di una creazione continua. E come accade questo? Grazie al lavoro. Il lavoro è ciò che rende la creazione non semplicemente riconducibile al Big Bang iniziale, ma è a ciò che l'uomo, attraverso la trasformazione di ciò che è natura, produce e realizza. E però, nonostante fosse stato così chiaro l'invito del Creatore, in realtà per molti secoli il lavoro è stato semplicemente una roba da schiavi, anche al tempo di Gesù, ma fino ai nostri giorni. Tant'è che all'inizio dell'Ottocento Vittorio Alfieri poteva scrivere di sé queste parole: «Il nascere agiato mi fece libero e puro, né mi lasciò servire ad altro che al vero. 1000 franchi di rendita sono maggiori di 10.000 provenienti da impiego». Sì, fin nelle soglie della modernità c'è stato chi, facendo leva sulle rendite di posizione, tirava avanti, e in qualche modo ancora ai nostri giorni il lavoro è visto come qualcosa che bisogna evitare e che però, visto che non c'è altro modo per arrivare alla fine del mese, in qualche modo dobbiamo intercettare. E così, se le persone agiate facevano leva sulle rendite di posizione senza mai lavorare con creatività, con immaginazione, con novità, la gente normale, come la gran parte di noi, ha sempre subito il lavoro facendo di esso più un posto di lavoro. E anche in questo caso contraddicendo l'invito di Dio a lavorare per continuare la creazione. Insuperabile, ricordate, in un film di Checco Zalone, è quando il prete dice al piccolo Checco di 9 anni: «Checco, che cosa vuoi fare da grande?» E lui risponde lesto: «Il posto fisso». A riprova di una logica che è quella per cui il lavoro, nella forma ideale, qual è? È quello di un posto fisso che non ci chiede alcun grado di coinvolgimento, di corresponsabilità, di creatività. Ecco, direi che se il problema del lavoro dopo il Covid è stato spesso quello della mancanza del lavoro, mi pare che oggi ci troviamo in una condizione che sta lentamente virando. E dico questo pensando proprio a San Giuseppe, di cui abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo indirettamente,
perché di fronte al piccolo Gesù la gente si domanda: da dove viene mai a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è forse il figlio del carpentiere? Giuseppe è un carpentiere più che un falegname. Ciò spiegherebbe che siamo di fronte, nel caso di Giuseppe, in un certo senso, ad un imprenditore di se stesso. E Don, il nostro rettore qui, potrebbe spiegarci con larghi dettagli che poco distante da Nazareth esisteva una città di nome Sefori, che era stata in realtà distrutta dai Romani e che Erode Antipa aveva deciso di ricostruire dalle fondamenta. È verosimile pensare che Giuseppe abbia lavorato in questo grande cantiere che in qualche modo ha reso lui un artefice della ricostruzione e ha fatto di lui una persona che del proprio lavoro ha realizzato qualche cosa di molto più grande di sé, addirittura la costruzione di un'intera città. Ecco, a me sembra che il cambiamento del lavoro a cui oggi noi si assiste, anche se non ci si accorge, è che oggi è in atto quello che i tecnici chiamano il mismatch, cioè una sorta di dislivello tra la domanda e l'offerta, che dobbiamo comprendere bene, perché il mismatch è una sorta di azione anche del campo di basket, quando la squadra che sta avanzando sbilancia l'altra. Ma nel caso del lavoro, il mismatch significa una cosa che noi spesso sorvoliamo, e cioè che oggi la gente non cerca il posto fisso, ma cerca un lavoro che sia sempre più adeguato alla propria competenza, alla propria formazione, cerca una mobilità anche verticale, cioè cerca di poter crescere, di poter in qualche modo assumere posizioni di crescenti responsabilità, e cerca in qualche modo anche di trovare forme in cui possa condividere ciò che si produce. E se questo è vero, allora non deve meravigliarci che oggi possa accadere che si sono invertite le parti. Non è più il datore di lavoro che mette sotto esame colui che cerca il lavoro, ma è colui che cerca il lavoro che si informa, e la prima cosa che chiede è quante ore di smart working ci sono, e poi chiede anche quanto viene pagato, e poi chiede anche che cosa dovrà fare. Trovo in questo, perché noi spesso banalizziamo tutto ciò ritenendo che il lavoro ci sarebbe ma mancano i lavoratori, un indizio su cui dobbiamo ragionare, perché questo fatto che la gente oggi non si accontenti di un lavoro qualunque o di un lavoro purché sia, significa in realtà che sta emergendo quella dimensione soggettiva del lavoro, cioè il fatto che l'uomo ci mette del suo, che non possiamo trascurare. Chiediamo alla potente intercessione di San Giuseppe allora che ci faccia riscoprire due cose importanti: che il lavoro non è solo il modo per sbarcare il lunario, ma è il nostro modo di essere uomini e donne nella nostra maggiore espressione di creatività. Per questo succede che quelli che vanno in pensione spesso vanno in crisi di identità. Dovrebbero essere sollevati, che non lavorano più. E perché allora stanno così male? Avete atteso una vita? E no, perché il lavoro è qualcosa di più che semplicemente portare a casa la pagnotta. E la seconda cosa che ci insegni San Giuseppe è che il lavoro, lui che è stato un impresario di se stesso, sia per ciascuno di noi ben più che l'esecuzione di cose, ma sia piuttosto la nostra personale partecipazione a quella che è
la creazione continua del mondo.